Non una targa solo per ricordare, quella oggi apposta a Rocca Casale per Teodora e Ludovico, ma una targa che conferma l'impegno di un'intera comunità, vero Sindaco? Sì, noi non possiamo fare altrimenti e ci sentiamo di fare tutto questo. Teodora è stata una ragazza, una donna, una professionista che è cresciuta qui, si è formata qui e noi la ricordiamo con affetto. Come amministratore non posso che iniziare un percorso della quale è iniziato un anno fa con l'inaugurazione della panchina rossa, ma oggi ha tutto un altro significato. Quindi questa targa in ricordo di Teodoro e Ludovico è una targa contro la violenza in ogni sua forma. E noi come amministrazione attiveremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, una serie di programmi che stiamo anche ancora oggi impostando con il Comune di Carmagnola per fare in modo di sensibilizzare il più possibile tutta la popolazione, sia di Rocca Casale che non di Rocca Casale. Vincenzo Inglese, il vice sindaco di Carmagnola, Rocca Casale e Carmagnola, due comunità ora più che mai unite nella lotta contro la violenza di genere. Sì, questo bruttissimo, efferatissimo episodio ha lasciato una cosa buona. Due comunità che non si conoscevano, che si sono affratellati in questo momento. E noi a Carmagnola siamo molto stretti a questo episodio particolare. E di conseguenza è stato veramente doveroso venire qua ed essere presente in questo momento. Ecco.